Allora, amici, buonasera. Questa è una puntata davvero speciale. Torniamo a occuparci di un caso che è tornato recentemente, insomma, alla ribalta mediatica, perché due delle vittime, delle numerose vittime del Luna Bomber del Nord-Est hanno chiesto recentemente, attraverso un'istanza formale, di riaprire le indagini e far nuovamente sottoporre alcune tracce biologiche che potrebbero ancora oggi essere di interesse alle nuove tecnologie che nel mentre chiaramente si sono evolute, soprattutto quelle legate alla ricerca di DNA. Quindi, tra pochissimo la ricostruiamo dall'inizio questa storia, cercando anche di sfatare una serie insomma, di leggende metropolitane che hanno un po' circondato questa vicenda, fino alla sua conclusione. A tra pochissimo. Eccoci qui, amici, insieme alla nostra Laura Marinaro, che questa sera mi Buonasera. accompagna in questo interessante viaggio, in uno dei casi che ha lasciato da sempre un po' l'amaro in bocca, no? Perché la vicenda che ha riguardato il bombarolo seriale del Nord-Est in realtà non ha mai avuto diciamo, un finale. Anzi, ce l'ha avuto Giudiziario. un finale giudiziario, ce l'ha avuto, ossia un'archiviazione. E Eh l'unico sì. a essere condannato, come vedremo, per questa vicenda, ma chiaramente con un'accusa comunque molto grave, quella di aver manomesso quella che era stata considerata per diverso tempo la prova regina contro Zornitta, ossia Ezio Zernar, poliziotto capo del laboratorio criminalistica diciamo, del gabinetto di polizia scientifica di Mestre, l'unico che è stato poi condannato in via definitiva, poi peraltro, proprio per Sì. aver manomesso quella che lungamente è stata considerata insomma, la prova regina nei confronti di Elvo Zornitta, insomma, altra vicenda particolarmente complessa. In questi giorni è uscita la notizia che due delle vittime di una bomber hanno deciso di rivolgersi alle autorità per richiedere formalmente la riapertura del caso. E soprattutto con un aspetto, diciamo, centrale in questa richiesta, ossia quella di sottoporre nuovamente a indagine scientifica alcune tracce biologiche, come vedremo, una traccia di saliva e Capello. epidifera, che con ogni probabilità, visto che sono state trovate su uno degli ordigni che non esplose, possono appartenere a questo misterioso bombaloro seriale. Partiamo dal nome: l'hanno chiamato una bomber, ma in realtà è qualcosa di lontanissimo da una bomber americana, insomma. Theodore Kaczynski era uno schizofrenico paranoide che aveva costruito ordigni micidiali, ferendo numerose persone, uccidendone tre, nell'arco di numerosi, insomma, di diversi anni, ma che in realtà aveva una sua dimensione, se vogliamo, precisa, cioè lui con gli attentati cercava di anteporsi, ovviamente nella visione di una mente comunque gravemente malata come la sua, cercava di anteporsi al progresso industriale e tecnologico, ritenendo che questo fosse foriero di conseguenze negative e potenzialmente distruttive per l'umanità, e quindi a modo suo lui combatteva questa battaglia solitaria da una specie di casotto di 11 metri quadri nel Montana, in cui si era rifugiato senza elettricità, senza acqua corrente, insomma una condizione veramente estrema, e rivendicava, diciamo, questi suoi attentati finalizzati proprio a bloccare il progresso tecnologico. Infatti se la prendeva con le università, se l'è presa con le linee aeree, quindi una è da University e Airlines a Bomber, quindi bombarolo. Quindi era un soggetto con caratteristiche completamente diverse dal nostro una bomber, che per una scarsa, evidentemente scarsa propensione di fantasia, all'epoca non trovarono altra strada se non quella di affibbiarli un Certo, titolo il giornale. e con lui non c'entrava assolutamente niente, perché lui certamente non se la prese con l'università, non se la No. prese con delle linee aeree, e anzi se la prese con le persone, se vogliamo, più fragili. Normale. Esatto, tra le sue vittime c'erano numerose persone anziane, Bambini. numerosi bambini, e i suoi, diciamo, dispositivi, i suoi ordigni esplosivi erano finalizzati a entrare in contatto con categorie, diciamo, della quotidianità, certamente non perché c'era una rivendicazione di natura politica o ecologista, come nel caso No. della bomber, diciamo, americano. Quindi già la scelta del nome è stata abbastanza infelice sotto questo aspetto. Intanto salutiamo tutti gli amici che ci hanno già raggiunto. Quindi, tanto per cominciare, insomma, l'hanno ribattezzato con una modalità che è veramente discutibile. C'è anche chi ipotizzò che diciamo, Luna Bomber nostrano potesse essersi ispirato a Kaczynski, ma altro scenario che è completamente privo di fondamento, perché si tratta di due soggetti che hanno evidentemente caratteristiche personologiche, psicologiche e anche psicopatologiche
completamente diverse, insomma, e hanno agito sulla scorta di bisogni evidentemente profondamente diversi. Quindi non credo proprio in tutta franchezza che il Luna Bomber del Nord-Est possa avere in qualche modo intercettato nelle sue fantasie la figura di Kaczynski, perché Kaczynski poi peraltro fece anche una fine abbastanza tragica, venne catturato perché il fratello riconobbe nel famoso manifesto che Kaczynski chiese di pubblicare in importanti quotidiani. A fronte di questa richiesta lui era impegnato a cessare la spedizione di ordigni. Questo manifesto ecologista venne effettivamente pubblicato e il fratello di Kaczynski riconobbe il pensiero del fratello, le idee del fratello proprio in quel documento, e segnalò chiaramente il tutto all'FBI, che arrivò così a individuarlo nel suo casotto in Montana e ad arrestarlo, insomma. Dopodiché venne processato e chiaramente condannato al carcere a vita in quel tipo di condizione. Peraltro, ripeto, emerse chiaramente che aveva delle problematiche psichiatriche molto gravi, era affetto da schizofrenia paranoide, aveva, nonostante avesse un quoziente intellettivo elevatissimo, chiaramente la patologia aveva divorato piano piano la sua mente, fino a distruggerne la carriera universitaria e a costringerla a vivere in condizioni veramente estreme fino al giorno del suo arresto. Oggi peraltro è una persona che sta malissimo, insomma è affetto da una malattia degenerativa e insomma è un malato terminale, quindi insomma la sua traiettoria di vita è stata veramente tragica sotto ogni punto di vista, e l'ha resa tragica anche a numerose persone, tantissimi feriti e anche 3 soggetti deceduti. Il nostro Una Bomba per fortuna non ha ucciso nessuno, anche se ha mutilato numerose persone. Insomma, considerate che sono 34 gli episodi, diciamo gli ordigni attribuiti a Una Bomber nella complessità. Ora li vediamo con precisione, però volevo fare questa, diciamo, inizialmente questa distinzione, perché chiaramente Una Bomber Kaczynski e Una Bomber del Nord-Est sono proprio due mondi che difficilmente si possono conciliare, e non credo proprio che Una Bomber del Nord-Est avesse in mente di imitare Kaczynski o almeno si sia ispirata all'opera di Kaczynski, perché è evidente che ha agito sulla scorta di fantasie e bisogni completamente diversi ed è stato, ai noi, molto più abile di Kaczynski, perché Luna Bomber non l'hanno beccato, ancora un soggetto ignoto, nonostante 5 procure gli abbiano dato la caccia per quasi 15 anni, insomma, no? Ed è rimasto ignoto. Quindi questo è un aspetto comunque, insomma, che già differenzia enormemente i due soggetti. Io sono dell'avviso che si tratti dello stesso soggetto in tutta la serie degli attentati, anche se c'è chi, secondo me in maniera abbastanza superficiale, ipotizzava che ci fossero due Una Bomber, cioè quello delle pipe bomb, dei tubi mortaio bomba, per intenderci, rispetto a quello che invece nascondeva la nitroglicerina in oggetti, diciamo, di uso comune. Gli ovo Kinder, gli ovetti Kinder. Il contenitore per le bolle di sapone, la conserva, le uova depositate peraltro in determinate aree. Insomma, io credo invece che si tratti dello stesso soggetto, che aveva nella costruzione degli ordigni, anche quelli precedenti, una ridondanza di meccanismi esplodenti che fondamentalmente rappresenta una firma comportamentale abbastanza specifica. Quindi sostenere che vi siano due Una Bomber credo che sia, anche dal punto di vista criminologico, un'ipotesi veramente poco brillante, insomma, sotto questo aspetto. Quindi, Laura, cosa ti colpì di questa storia? Tu già ti occupavi di cronaca nera. Beh, sì, diciamo che la cosa che ha colpito più tutti noi è stato proprio il fatto che è ineffabile, cioè è rimasto ineffabile. No, guarda, quello americano si è fatto i fatti suoi, quello italiano altrettanto. Nessuno dei due si è non là. Credo. No, anche perché proprio... E non hanno proprio elementi di comunanza, insomma, né dal punto di vista degli ordigni, né dal punto di vista del tipo di matrice degli attentati seriali, perché infatti aveva una chiara volontà di matrice politico-ecologista. Dal suo punto di vista, quegli ordigni servivano a dare un monito al mondo e a rappresentare il pericolo che si nascondeva dietro il progresso tecnologico e industriale. Mentre il nostro Una Bomba, quell'aspetto lì era l'ultimo dei suoi problemi. Lui voleva terrore su quella comunità. Guardate che tutto si ritaglia in un fazzoletto di territorio che, infatti, diciamo, adesso lo vediamo bene anche dal punto di vista fisico e geografico, e l'obiettivo era quello di incidere in quella comunità e fare in modo che quella comunità non potesse più vivere la quotidianità in maniera serena, perché l'insidia poteva nascondersi ovunque.
soprattutto addirittura supermercato. Al supermercato. In chiesa, al supermercato. Esatto, non c'era. Infatti era proprio questo che la signora che sistemava. Era proprio questo, che lui voleva seminare il terrore tra la gente normale. Tra la gente normale. Faceva le cose normali, anche i bambini. In ricorrenze sì. Peraltro particolari. Anche. C'ero votivo sì. In un cimitero il giorno sì, dei morti, sì. Una signora che stava sistemando per generosità i ceri anche su diverse altre tombe, a un certo punto maneggia questo e le esplode in mano e le reca dei danni molto, molto importanti. Sì. Una bambina che all'epoca aveva 9 anni, che peraltro è una di quelle che oggi chiede la riapertura sì. del caso, stava giocando sul greto di un fiume sostanzialmente insieme alla sua famiglia in una gita fuori porta, e nota insieme a un amichetto un evidenziatore giallo, peraltro posto in un momento sicuramente successivo, perché loro erano già stati lì qualche momento prima e l'evidenziatore non c'era, quindi il soggetto ha visto i bambini giocare e ha posto e ha collocato la trappola esplosiva proprio nella speranza che fosse intercettata da quei due bambini, e una di queste bimbe ha visto l'evidenziatore, attratta da bimba dal colore giallo dell'evidenziatore, è andata là, nel sollevarlo le è esploso e ha perso un arto fondamentalmente, quindi è proprio un soggetto che aveva un obiettivo molto preciso, cioè formare seminare terrore, un incubo fondamentalmente, quindi sì. Era un aspetto centrale. È una vicenda giudiziaria anche molto complessa, come vedremo, insomma, perché sono stati spesi tantissimi soldi, moltissime forze in campo, 5 procure, tantissimi investigatori, venne creato un pool sì. che per anni cercò in tutti i modi di arrivare in qualche modo a una soluzione del caso sì. Arrivò a una serie di sospettati, il principale Elvo Zornitta, ci sì. fu una controversia legata proprio al famoso lamierino che era stato sì. trovato in una chiesa, una signora aveva notato, allertata da quello che era già successo, aveva notato sull'inginocchiatoio un rigonfiamento di questa piccola chiesetta di periferia, sempre nella medesima zona, aveva notato un piccolo rigonfiamento. Insospettita aveva segnalato la cosa, si erano resi conto che all'interno della parte, diciamo, di pelle c'era nascosto un accendino. Fortunatamente arrivarono in tempo le forze di polizia e venne prelevato l'ordigno che non esplose, quindi fu possibile esaminarlo. In quell'ordigno c'era quel famoso sì. pezzo di lamierino che sì. poi diventò, adesso non vi voglio anticipare tutto, oggetto di controversie straordinariamente importanti in sede peritale, perché chi lo leggeva come prova regina contro Zornitta, chi invece lo considerò come la prova di una manomissione per incastrare Zornitta. Ora, insomma, piano piano andiamo. È una vicenda, ripeto, che ancora oggi comunque non smette di destare grande interesse, e allora direi di ripercorrerla insieme. Anche perché è spalmata in tanti anni, cioè sì. è durata tanti anni. E poi, Roberta, tu credi che sia morto lui oggi? Dov'è? Allora, considera che l'ultimo attentato, diciamo l'ultimo ordigno di cui si ha notizia, sì. Almeno dal punto di vista mediatico, è del maggio del 2006. La famosa bottiglia con dentro, trovata nel fiume a Caorle, sì. con dentro un messaggio, peraltro due ragazzi, un ragazzo e una ragazza che erano lì, il ragazzo attratto dalla bottiglia e dal messaggio all'interno, che chiaramente si vedeva, l'aveva raccolta, e nell'aprirla ha perso diverse falangi della mano praticamente che aveva utilizzato. Sì. Questo è l'ultimo degli attentati noti, diciamo, di una bomber, diciamo, sotto questo aspetto. Sono però complessivamente 34 gli eventi di natura criminale legati a oggetti esplodenti avvenuti nel medesimo, diciamo, nel medesimo territorio a partire dal 1993. Quindi sono praticamente, c'è cioè un range d'azione con diversi periodi, diciamo, di raffreddamento, sì. come si dice in gergo, sia periodi in cui non vennero trovati, anche abbastanza lunghi, non vennero trovati ordigni, e poi, diciamo, una intensificazione dell'attività fino al maggio del 2006, momento in cui di lui, diciamo, si perdono le tracce. Ora, le ipotesi possono essere numerose. Certo. Considera che all'epoca c'era una grande attenzione investigativa rivolta a Elvo Zornitta, perché eravamo sì. nel pieno dell'inchiesta che riguardò poi sì. Elvo Zornitta come principale sospettato. Sì, sì. Per cui c'è chi sostenne che l'attenzione verso Zornitta, sì, sì. in realtà però l'inchiesta su Zornitta comincia nel 2004 e in realtà una bomber fa delle altre cose. Colpisce ancora, infatti. Perché probabilmente, sì. come essendoci una componente fortemente narcisistica nell'azione di una bomber, perché il suo obiettivo è quello sì. di
potente e inafferrabile. Questi sono, diciamo, gli aspetti che evidentemente nutrivano questo io così logico. Il fatto stesso che si potesse ipotizzare che potesse esserci Zornitta dietro queste azioni e non il reale una bomber può averlo infastidito, ecco perché ci sono stati una serie di attentati anche durante l'inchiesta su Zornitta, anche durante il periodo in cui Zornitta era, mi ricordo, molto molto capillare, perché probabilmente questo soggetto non aveva nessuna intenzione di lasciarsi rubare la scena. A differenza però di Kaczynski, cioè dell'una bomber americano, il nostro una bomber non ha mai rivendicato nessun attentato. Sì, non ha mai mandato messaggi, non ha mai mandato comunicazioni, non ha mai cercato di mettersi in contatto con qualcuno. Fondamentalmente, evidentemente, a lui bastava, e parlo di un maschio perché insomma realisticamente di un maschio, a lui bastava evidentemente leggere il suo nome, comunque il suo nomignolo, insomma, con cui l'avevano ribattezzato ormai sia gli investigatori che i media, i giornali, percepire nella sua comunità, mentre stava al bar con le persone, mentre stava in giro, percepire il terrore che ormai aveva in qualche modo inoculato, insomma, la mente di tutti quelli che vivevano lì, per poter evidentemente soddisfarsi sotto questo aspetto. Quindi un soggetto con delle caratteristiche probabilmente, insomma, molto focalizzate su un aspetto di tipo narcisistico, ma nel contempo anche tratti ossessivi, una grande meticolosità e ridondanza nella produzione di questi ordigni. Danilo Coppe, con cui insomma nel 2005 collaborai proprio per insomma un report sul caso una bomber, che poi diventò anche un libro che pubblicammo per la Liberty nel 2005 e che si chiama proprio Chi è una bomber, ci spiegò come erano stati costruiti questi ordigni, e anche lui rimase molto colpito dalla meticolosità. Per esempio il tubetto di conserva, lui aveva dovuto prima aprirlo in maniera estremamente dettagliata e precisa all'estremità, poi una parte di conserva doveva farla fuoriuscire, poi ha preso una di quelle specie di capsule per il seltz, perché chiaramente doveva proteggere l'esplosivo dalla conserva, l'aveva messo all'interno, poi richiudendo il barattolo, il tubetto, perfettamente, tant'è vero che la signora che aveva comprato il tubetto, che purtroppo se l'è visto esplodere, non se ne accorta, non si stava facendo attenzione, perché lo sapeva che nello stesso supermercato era già stato rilasciato un altro ordigno, ma nonostante ciò fece attenzione, ma non notò nulla, quindi era perfettamente coerente rispetto, nonostante la modifica, rispetto agli altri tubetti di conserva, e lo portò a casa con sé fino purtroppo al momento dell'esplosione. Quindi questi aspetti anche di ossessività, di precisione, di meticolosità nel costruire l'ordigno, già cibandosi dal punto di vista psicologico di quello che sarebbe accaduto con quell'ordigno. Infatti. C'era un aspetto anche veramente quasi una manipolazione di tipo masturbatorio, fondamentalmente, sotto questo aspetto. Cioè la gratificazione che questo soggetto raccoglieva dal costruire trappole esplosive celate dentro oggetti di uso comune era un elemento evidentemente fortemente caratterizzante. Ecco perché vi dico che difficilmente un soggetto del genere ha smesso volontariamente. Sì, probabilmente è morto, infatti, oppure si è ammalato. Ha una malattia che gli impedisce di continuare a essere così preciso. Sì. Ma è stato arrestato per altre questioni che risultano dalla vicenda di una bomber. Può essere. Che abbia scelto di smettere per paura di essere catturato, tendo a escluderlo, anche perché uno degli attentati, ne parleremo tra poco, insomma, dimostrò che era una persona tutt'altro che impaurita dai tutti quelli che gli stavano dando la caccia, tanto che uno dei primi ordigni con la nitroglicerina lo collocò all'interno della questura. Infatti, quindi non aveva paura. Senza farsi vedere e notare da nessuno. E la cosa pazzesca è questa, che non lo vedeva nessuno, cioè è pazzesco. Non lo vedeva nessuno, perché evidentemente era un soggetto che insospettabile. Non aveva nulla per cui potesse, si comportava in maniera anomala, non aveva elementi di eccentricità, non aveva problematiche di sorta, quindi era sostanzialmente invisibile. E il fatto stesso che abbia deciso di sfidare gli inquirenti, che ormai a quel punto gli davano la caccia da diverso tempo, addirittura ponendo un ordigno sotto il naso proprio di chi gli stava dando la caccia, ve la dice lunga su quanto questo messaggio cosa significa secondo voi. Perché spingersi così in là?
qual è il vero messaggio che voleva dare. Proprio sfidante, di narcisista, maligno. Non mi prenderete mai, sono troppo. Non mi prenderete mai. Poi posso anche farvela sotto il naso, tanto non avete nessuna chance. E purtroppo fino adesso ho avuto ragione. E infatti per questo è quasi mitologica come figura, no? Dal punto di vista così culturale in Italia, questo Una Bomber, cioè che alla fine poi è un seriale pazzesco, perché dal 93 al 2006 è tantissimo, 30, 34 volte, cioè è tantissimo. Poi vabbè, è vero che non erano violentissime le esplosioni, però... Però insomma, guarda che quella lì, l'accendino trovato nella chiesetta, certo, se fosse esploso, certo, considerando che sarebbe esploso a pressione, certo, una persona che si inginocchiava, poveretta, infatti, ma in quel punto la rotula la perdeva sicuro, sì, e a quel, sì, punto è anche possibile un'emorragia mortale, perché, sì, lì c'è anche la femorale, sì, sì, quindi considerando che erano comunque ordigni che avevano un potere esplodente notevole, certo, i primissimi ordigni erano una specie di mortai, fondamentalmente un tubo, innocenti, vuota, sì, all'interno, la parte, diciamo, di polvere esplodente alla base e poi materiale vario, biglie, residui vari, che normalmente venivano esplosi dalla parte, diciamo, dove poi veniva fissata l'altra, sì, estremità. Da lì è passato invece alle pipe bomb vere e proprie, quindi c'è stata un'evoluzione, pipe bomb che però a un certo punto non raccoglieva più nessuno, perché a sti tubi che esplodevano qualcuno si era fatto male, la notizia si era sparsa, sì, e certo, una serie di tubi che lui ha collocato non sono andate a buon fine. E a quel punto si è fermato, ha imparato a usare la nitroglicerina, mm-hmm, e a quel punto è riemerso, è riaffiorato in maniera decisamente molto, molto più, sì, molto più pericolosa, molto più letale, insomma. Tutto in quella zona, perché secondo te? Perché quella, il suo obiettivo è quella comunità. La, guarda, è veramente molto specifico l'ambito, sì, su cui lui colpisce, sì, e lui ne fa parte, sicuramente, sì, ne fa parte. Ne fa parte, ma non si sente parte. Probabilmente ha percepito un rifiuto, forse non si è sentito, okay, considerato come riteneva di dover essere da quelle persone, forse non ha avuto il riscontro, mm-hmm, che pensava di meritare. Insomma, è un rancoroso questo soggetto. È uno paziente, metodico, alimentato dal, sì, rancore, sì, da desiderio di grandiosità. Quindi è qualcuno che sta lì e che continuava a godere di quello spettacolo, cioè del terrore che era in grado di generare. Non avrebbe alcun senso diversamente collocarlo altrove, perché sicuramente lui aveva bisogno di vivere nella quotidianità i segni che lasciava in quella comunità. Quindi era lì, non è mai stato molto lontano. Io non credo che sia mai stato molto lontano. No, non penso sia una donna, perché ha delle caratteristiche, diciamo, intanto è difficilissimo trovare tra i serial bomber figure femminili, è veramente molto improbabile, nel senso qualcosa di veramente anomalo. In più ci sono delle caratteristiche proprio anche della modalità che ha di colpire, che sono tipicamente maschili, insomma. La stragrande maggioranza dei serial bomber noti e studiati a livello internazionale sono uomini. Uomini che peraltro qui probabilmente ha iniziato anche in un'epoca anche abbastanza giovanile, insomma, considerando che il primissimo attentato era appunto del 1993. E da lì poi ce ne sono stati, adesso ne vediamo i principali, una quantità industriale, fino ad arrivare appunto a 34, sì, al 34esimo, nell'arco temporale, però ripeto, di 13 anni, in cui c'è stato anche un cooling off, cioè un periodo di raffreddamento anche abbastanza importante, fondamentalmente, in particolare sostanzialmente tra dal 98 al 2000, poi ci sono stati, sì, altro raffreddamento praticamente 2000-2002. Tra il 2002 e il 2003, con una precedente intensificazione di una serie di altri attentati, e probabilmente questo è dovuto al fatto che ha avuto bisogno di imparare per cambiare modalità, insomma, probabilmente perché ormai i tubi bomba non li raccoglieva più nessuno, insomma, le persone si erano un po' allarmate sotto questo aspetto. Quindi cominciamo con l'8 dicembre del 1993 a Porto Novaro. In quel caso esplode una cabina telefonica. E anche lì, altra caratteristica che torna molto spesso, cioè la scelta di una festività. Quindi dove ci sono tante persone tutte insieme. Ecco, questo è un elemento che anche lì caratterizza comunque, sin dall'inizio, questa serie di crimini. Quindi anche i primissimi tubi bomba
vengono comunque collocati all'interno di uno scenario sociale molto specifico, giornate di festività che raggruppano moltissime persone tutte insieme. Quindi quello è un elemento che è, diciamo, coerente nel corso del tempo. 21 agosto 94 a Sacile, Sagra degli Osei, anche qui altro evento partecipatissimo naturalmente dalla comunità, esplode un tubo bomba imbottito di polvere da sparo e biglie di vetro che ferisce la signora Daniela Pasquali e i suoi due figli. I tubi bomba sono costituiti da scarti di tubi da idraulico chiusi da tappi e riempiti con miscele di esplosivo e polvere da sparo. Quindi questi sono i primi due. Poi 7 dicembre 94, Pordenone, esplode un altro tubo bomba nascosto sotto un cespuglio e una ragazza è ferita. Sì. Quarta domenica di Avvento, 18 dicembre del 94, ad Aviano, e anche qui, mentre i fedeli escono che dalla messa, esplode un altro tubo bomba che era nascosto sempre in un cespuglio vicino all'ingresso della chiesa. Quindi comunque tutta una serie di collocazioni che hanno una precisa logica sotto questo aspetto. Ci devono essere le persone di quella comunità, perché sono quelle persone che lui vuole punire. È da quelle persone che vuole riconoscimento, che vuole considerazione. E siccome non è riuscito ad averla, evidentemente, per i meriti che possedeva, ha deciso di costruirsi questa considerazione attraverso il terrore che era in grado di generare, la paura. 5 marzo 95, domenica di Carnevale, anche qui a Zano Decimo, esplodono due tubi bomba. 30 settembre 95, Pordenone, Anna Pignatti Giovannetti raccoglie un tubo bomba vicino al cassonetto e perde la mano destra. In questo caso, questa signora aveva il tubo bomba, era una pipe bomb in questo caso, quindi era già un'evoluzione rispetto ai primi tubi bomba, e perché il tubo stesso esplode, diventa parte del materiale che viene proiettato ad alta velocità, quindi era un effetto, diciamo, molto più grave rispetto ai tubi precedenti, che erano più tipo mortai. E in questo caso, perché lei è attratta dal tubo? Mentre fa le pulizie davanti all'ingresso di casa, vede questo tubo e sotto vede delle banconote da 10.000 euro. E attratta dalle banconote, per prendere deve necessariamente spostare il tubo. E lì purtroppo perde la mano. Subdolo, veramente. Perde il braccio praticamente quasi fino al gomito. Un altro tubo bomba viene raccolto e consegnato ai carabinieri, che però, anziché analizzarlo, ragazzi siamo nel 95 ancora. Certo. Non eravamo messi benissimo con le indagini, anziché analizzarlo, perché poteva contenere sicuramente informazioni interessanti, chissà, magari anche qualche impronta, infatti. Invece decidono di farlo esplodere, chiaramente in maniera controllata, e quindi perdono definitivamente le informazioni. E quindi anche qui, insomma, 11 dicembre 95, Aquileia esplode un'altra cabina telefonica. Il 24 dicembre 95 alla Tisana esplode un'altra cabina telefonica, il 26 dicembre 95 a Bibione, in questo caso esplode un tubo bomba nella spiaggia fondamentalmente e ferisce gravemente un turista. Verrà trovato poi un secondo tubo bomba di lì a poco, che però per fortunatamente non esploderà. Poi a Claut c'è una piccola esplosione senza conseguenze, su cui alcuni ritengono che potrebbe non essere, diciamo, riconducibile all'azione di una bomba, però nella novero di tutti gli attentati, compresa anche questa. 22 aprile 96 a Bagna, Fiume Veneto, altro attentato, però per fortuna senza gravi conseguenze. 4 agosto 96 a spiaggia di Lignano, Sabbia d'Oro, un tubo bomba nascosto all'interno di un ombrellone cade nel momento dell'apertura. Roberto Curcio lo raccoglie, il tubo esplode e gli procura la sezione dell'arteria femorale, gravi danni alla mano. Questo signore qui è quello che è andato più vicino a morire in seguito agli attentati di una bomber. Il tubo era avvolto nell'edizione pordenonese del quotidiano Il Messaggero Veneto del 2 agosto del 96. Quindi era stato, diciamo, preparato e confezionato. In quella zona, sicuramente. 4 agosto 96, Bibione, sempre San Michele al Tagliamento, un bambino rinviene un tubo bomba e lo getta nell'immondizia, per fortuna senza conseguenze. 6 marzo 2000, Carnevale, San Vito al Tagliamento, viene raccolta una bomboletta di stelle filanti che nasconde un ordigno inesploso. Quindi cominciamo con l'evoluzione. Dal 2000 lui cambia proprio strategia e comincia a costruire ordigni molto più insidiosi, perché chiaramente sono nascosti all'interno di oggetti di uso comune, che quindi non creano allarme o paura in chi li raccoglie.
6 luglio 2000, Lignano Sabbiadoro, un tubo bomba esplode e ferisce in modo grave Giorgio Novelli, quindi altro attentato al mare. 13 settembre 2000, un tubo bomba esplode in un vigneto durante la vendemmia e ferisce una donna. Quindi ancora è in una fase di Dovunque. transizione fondamentalmente, comincia a sperimentare anche per quanto riguarda la nitroglicerina. 31 ottobre 2000, supermercato di Porto Ecco. Pollario, che diciamo sarà spesso oggetto delle attenzioni di una bomber, un uovo trova un ordigno in un uovo tra le uova contenute in una confezione acquistata in un ipermercato. Cioè, che ha fatto? Ha preso una confezione di uova, ne ha preso uno, l'ha svuotato, l'ha riempito di nitroglicerina e di meccanismi chiaramente per innescare l'esplosione e l'ha nascosto nuovamente dentro la confezione, è tornato al supermercato e ha riposizionato la confezione senza farsi notare tra quelle in vendita. Quindi anche con un controllo straordinario, perché ragazzi, cioè, in un momento in cui comunque l'attenzione è massima, muoversi con questo tipo di lucidità e organizzazione significa che è un soggetto che ha un controllo notevole di sé, della propria ansia, della situazione e degli altri. E nonostante faccia operazioni un po' particolari, no? Anche pericolose. Anche pericolose, nessuno nota nulla, Sì, nessuno. Nessuno nota pazzesco. nulla. E guardate che ne ha rilasciati parecchi di ordigni anche in luoghi pubblici. Il top l'ha raggiunto quando ha messo questo ordigno dentro la questura, insomma. Allora, Guglielmo, su questo uovo sono state trovate delle Sì, tracce, che un sono quelle capello. che, se non ho malinteso, sono state attenzionate in questa richiesta di riapertura, chiedendo di sostanzialmente Esaminarle, rianalizzare quelle tracce alla luce delle evoluzioni delle nuove tecnologie che si occupano chiaramente di indagini genetiche. Sì, ma guarda, per quanto riguarda, Marti scrive, dottoressa sì. Bruzzone, durante le festività ancora oggi vengono accesi i fuochi d'artificio, può esserci un collegamento tra i fuochi e le bombe? No, no, perché i primissimi tubi bomba avevano, diciamo, all'interno questa polvere esplodente che faceva anche una luce bianca molto, molto forte, effettivamente c'era anche una componente di polvere pirica, quindi la stessa che veniva utilizzata anche in questi fuochi, diciamo, artificio, però in realtà erano proprio costruiti come una specie di mortai, quindi la parte esplodente era sulla parte, diciamo, terminale, sopra c'era abitata la parte ed era il tubo era destinato non a esplodere in sé, ma a proiettare all'esterno il contenuto, che era residui, biglie di vetro e quant'altro. Poi è passato invece alle pipe bomb vere e proprie, quindi prendendo il tubo vuoto, il tubo innocente, classico, e innescando all'interno con un meccanismo molto più sofisticato, in modo tale da produrre un'esplosione che coinvolgesse anche il tubo e che quindi trasformasse anche il contenitore in materiale che veniva proiettato, e poi ulteriori salti in avanti con la nitroglicerina. La nitroglicerina, che è un esplosivo molto amato dai bombaroli, anche quelli buoni, tra virgolette, perché è un esplosivo molto affidabile e soprattutto è un esplosivo che non ti tradisce, nel senso che è un esplosivo che esplode, punto, non, e porta qualunque cosa c'è, la porta con sé. Scusa, una curiosità, Roberta, ma dove se lo procurava, secondo te? Allora, probabilmente quella quantità di nitroglicerina era in grado proprio di produrla lui, con gli ingredienti di base. Sì, considera che la competenza per produrre nitroglicerina Certo. in quei quantitativi, un ragazzo che fa il secondo o terzo anno di un istituto chimico ce l'ha. Sì, chimico. Deve stare attento, deve essere in grado Sì. di produrre, insomma, questo tipo di materiale con tutti i rischi che ciò comporta, però di fatto tecnicamente non è difficile, diciamo, è difficile da maneggiare, non da creare sotto questo aspetto, insomma. Quindi verosimilmente la produzione di glicerina era fatta proprio direttamente dal soggetto, Certo. nei quantitativi che gli servivano per farcire, tra virgolette, per imbottire questi ordigni fondamentalmente. Dicevamo, in questo uovo vengono repertate due tracce, un capello e una, insomma, porzione di traccia biologica salivare su una porzione di una micro porzione del nastro utilizzato chiaramente per collegare la pila diciamo, del meccanismo esplodente al guscio dell'uovo, che poi è l'elemento che era stato notato dall'uomo e che, allarmato dalla situazione, si era subito reso conto che poteva essere un ordigno e purtroppo aveva ragione. Secondo me si tratta di tracce che il soggetto ha lasciato del tutto involontariamente, che siamo Sì. tra i primi
ordigni con la nitroglicerina prodotti, quindi verosimilmente convinto che sarebbe esploso l'uovo, forse non ha fatto grande attenzione a non rilasciare tracce di questo tipo. Poi diventerà molto più sofisticato, insomma, sotto questo elemento. Kaczynski lasciava delle tracce sugli ordigni, consapevolmente. Firmava le sue lettere di rimedicazione, anche se era FC Freedom Club, no? Fondamentalmente, ma era molto più rivendicativo. Riconoscibile. Lui aveva voglia di comunicare con i suoi interlocutori, anche se era una maniera più distorta e distruttiva. Il nostro Una Bomber questo bisogno di comunicare non ce l'ha. Forse l'unico vero messaggio che arriva è proprio la decisione di mettere l'ordigno sotto il naso degli inquirenti, cioè la sfida proprio diretta, sì, sì. E che porta con sé il messaggio non mi prenderete mai, è forse giusto quell'unico evento che ha una componente infatti molto particolare nella lettura globale, psicologica e criminologica della serie di attentati, insomma. Sì, fu ci scrive Patrick, ma come, cioè, fidatevi che quando le telecamere non funzionano ogni volta qualche motivo c'è, senza specificare. Vabbè. Sì, le ipotesi all'epoca si inseguirono, alcuni sostenevano che fosse una persona dentro le forze di polizia, che era ben consapevole di poter fare determinati percorsi all'interno del palazzo. Dove c'era e non c'è. Intercettato dalle telecamere. Fu una delle ipotesi che venne in qualche modo considerata effettivamente all'epoca. Potrebbe essere stato vittima di se stesso, chiede Piero. Guarda, esattamente mi sembra improbabile, perché è un soggetto che ha una competenza manuale nel confezionamento degli ordigni e anche nel ridondare i meccanismi di innesco, che mi sembra improbabile che possa aver sbagliato qualcosa. Mi sembra molto improbabile. E poi se fosse successo comunque l'avrebbero scoperto, cioè sarebbe stato un ferito che va all'ospedale o al pronto soccorso. Sì, certo, però non necessariamente anche uno ferito di questo tipo poi viene ricondotto all'uomo bomber, certamente, però è un po' improbabile, anche perché era veramente molto molto preciso, estremamente preciso. Anzi, era talmente ridondante in questa sua meticolosità che alcuni ordigni non esplosero proprio perché aveva esagerato con i meccanismi di innesco. Erano talmente ridondanti che alla fine non si è inceppato tutto quanto, perché poi erano ordigni di piccole dimensioni, e chiaramente quello in questura esplose perché tra i vari meccanismi di innesco c'era il timer, è l'unico che poi portò all'esplosione della bomba. Poi, primo novembre 2000, altro tubo bomba che viene trovato nello stesso vigneto. Andiamo al 7 novembre, lì proprio comincia la fase degli ordigni invece nascosti. Portogruaro, Cordignano, un tubetto di conserva di pomodoro acquistato all'ipermercato di Portogruaro esplode e ferisce gravemente Nadia Rossa ad una mano, per fortuna non in maniera permanente, sarebbe il famoso tubetto di conserva. 17 novembre, sempre Portogruaro, un'altra bomba viene trovata all'interno di un tubetto di maionese, quindi questa cosa di svuotare i tubetti, riconfezionarli in maniera precisissima, collocare all'interno la nitroglicerina nella capsula del Seltz, cioè sono tutte operazioni che presuppongono una calma, una precisione, sì. Silenzio anche. Ecco perché dissero un ingegnere. Qualcuno che ha sicuramente uno spazio in cui può dedicare questa attività indisturbata. Da solo. 2 novembre 2001, giorno dei morti, Motta di Livenza, un cerubo tivo esplode tra le mani di Anita Buosi, custode di un cimitero, la donna viene ferita in modo grave sia alle mani che all'occhio destro, che perderà, ok? Quindi altro ferimento molto grave. 23 luglio 2002, Porcia, una donna compra all'iperstand un vasetto di Nutella che le esplode in casa. 2 settembre 2002, Pordenone, un tubetto di bolle di sapone acquistato al Mercatone Z esplode in mano a Claudio Cicalò, bambino di 5 anni. Peraltro, Claudio Cicalò lo racconta molto bene e lo dice, cioè eravamo tornati dalle vacanze, siamo andati a questo supermercato, mia madre ha visto una cesta dove c'erano questi contenitori, no? Tubetti per le bolle di sapone, ma erano tutti, non erano in confezione, erano sciolti. E alcuni sembravano già aperti, quindi la madre che cosa fa? Li controlla quasi tutti, perché ovviamente erano tutti preoccupati, e prende uno perché gli sembra sigillato perfettamente, cioè addirittura sembrava più chiuso di quelli veramente già normali, no? In realtà era proprio quello che era stato manomesso da una bomba, e quindi il bimbo verrà
interessato da questa esplosione, quindi un ferimento per fortuna non permanente agli arti, ma soprattutto gli si era sciolta una parte della maglietta che era tipo plastica al petto, perché il calore dell'esplosione gli aveva creato delle microustioni in tutto il petto. Per fortuna è guarito perfettamente, ma anche lì è andata veramente molto, molto male, insomma. Nel senso, però vedete come l'obiettivo, no? Nutella, sì. Kinder, il tubetto di bolle di sapone, l'evidenziatore giallo, cioè, perché, secondo voi? Perché colpire i bambini, ragazzi, se vuoi veramente terrorizzare una comunità, la strada più veloce è colpire i bambini. Se i bambini non sono, anche perché uno, sono più difficili da controllare, due, se colpisci i bambini, cioè l'angoscia attraversa tutta la collettività. Quindi fondamentalmente la scelta è un ulteriore elemento che mi convince ancora di più di quello che vi ho detto prima, cioè che c'era proprio una volontà precisa di creare terrore, preoccupazione, cambiare anche lo stile di vita di quella comunità. Di quella comunità indifferentemente, cioè lui colpiva i luoghi dove chiunque astrattamente di quella comunità poteva andare e chiunque poteva prendere quel tubetto di conserva, quel tubetto di maionese, quelle di uova, quella, no? Quindi era proprio quel tipo di... Il messaggio era molto chiaro, lui ce l'aveva con loro. Ce l'aveva con loro in maniera mortale. E un rifiuto di questo tipo, se abbiamo ragione a ipotizzare che si trattasse di un soggetto con una base narcisistica, francamente io sono ragionevolmente certa di questa sua caratteristica, nasce solo dal rancore del rifiuto. Sì. Questa è una persona che evidentemente aveva un'idea di sé molto elevata, che non ha trovato il riscontro che riteneva doveroso ricevere da quella comunità. Quindi è qualcuno che è nato e cresciuto lì, che ha creato delle aspettative lì, aspettative che qualcuno ha tradito, deluso, spezzato. E a quel punto, secondo lui, se non posso il migliore, allora sarò il peggiore, perché spesso questo tipo di soggetti passano con questa modalità. Poi, aspetta, è mica ancora finito, 25 dicembre 2002, Cordenon, messa di Natale, insomma, no? La messa di mezzanotte, quella, anche questa volta, quella più partecipata in assoluto. Altro tubo bomba, fornito però stavolta di timer, che esplode sopra uno dei confessionali della chiesa. Quindi è ancora in una fase di sperimentazione, quindi unisce la competenza principale precedente, coi tubi, ha le nuove competenze che ha. Quindi chi ha dubbi sul fatto che sia un solo soggetto, quantomeno insomma che sia un soggetto, perché è difficile che sia una coppia di bombaroli. Bombaroli difficilmente operano in maniera congiunta con altri. Non è difficile, a meno che non ci sia una chiara matrice politica, allora a quel punto è possibile che ci sia un'organizzazione e va bene. Ma quando c'è una dimensione così personale, solitamente si tratta di soggetti che agiscono in solitudine, in autonomia, anche perché il rischio di venire traditi, no? Che qualcuno possa chiacchierare, chiaramente può diventare molto elevato. Quindi un soggetto con le caratteristiche del nostro una bomber, che possiamo in qualche modo derivare da quello che ha fatto, dalle scelte che ha fatto e da come ha confezionato questi ordigni, possiamo agevolmente arrivare a concludere che si tratta di un solo solitario, che probabilmente con gli altri non ha un grande rapporto, anche perché astrattamente lui poteva colpire chiunque, anche quelle persone che erano a lui più vicine. Non poteva essere certo che magari quella tubetto di conserva non cadesse nelle mani di qualcuno a cui magari teneva. Quindi questo mi dice che non c'era proprio nessuno a cui teneva. Quindi era un soggetto comunque abbastanza disturbato da non riuscire ad avere una vita di relazione e una famiglia. Poi... 25 dicembre, dicevamo, messa di mezzanotte, il timer esplode, uno dei confessionali, il prete aveva appena finito di leggere un versetto di Isaia che diceva: il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce, e la luce l'hanno vista davvero quella volta lì. Sì, esplosa la bomba. Una tempistica davvero eccezionale. 24 marzo 2003, Pordenone, un'altra bomba esplode in uno dei bagni del secondo piano del Palazzo di Giustizia, scusate, era il Palazzo di Giustizia, non la questura, dove si trovava l'ufficio del procuratore Domenico Bozzi. Al piano di sotto, sopra c'era il procuratore che stava indagando su una bomba. Una sfida proprio. Sotto, al piano di sotto, nel bagno, sotto l'ufficio della Bozzetta, lui colloca un ordigno che esploderà con grande clamore. Sotto il sedere, possiamo dirlo, insomma, del procuratore.
del capo di tutti quelli che stavano indagando su di lui, che gli stavano dando la caccia, dentro il Palazzo di Giustizia. E ragazzi, insomma, tanta roba. Una sfida. Sì. Peraltro, guarda caso, quel giorno le immagini di tutte le videocamere interessate dal percorso non che era bagno non funzionavano. Quindi parliamo di qualcuno che era estremamente lucido e sapeva perfettamente quello che faceva. E anche in grado di gestire un rischio di questo, di questa portata, senza sbagliare un colpo. Probabilmente l'hanno sottovalutato. Chi gli ha dato la caccia probabilmente l'ha sottovalutato. E questa era una delle cose che lui non tollerava. Ecco perché è arrivato a fare quello che ha fatto. Questo attentato, il 24 marzo 2003, probabilmente è l'unico vero messaggio che lui manda. Cioè, nell'attentato c'è il messaggio. L'attentato è il messaggio. Molto chiaro. Non mi prenderete mai. Non importa quanto possiate pensare di darmi la caccia. Non mi prenderete mai. Sì, sì, la firma c'è, come voglia, se c'è. Ogni ordigno è firmato in maniera molto chiara. L'obiettivo lui ce l'ha, cioè quello che nutre i suoi bisogni è il potere della paura, che lui è in grado di alimentare attraverso questo tipo di scelte. Assolutamente sì. Allora, guardate, più di qualcuno ipotizzò proprio dopo l'attentato del 24 marzo. Io ricordo, insomma, c'era un gran fermento, perché insomma sembrava quasi che una bomber avesse commesso l'errore della vita, insomma, no? Perché sembrava che da un momento all'altro finalmente potesse essere individuato. Però così non è andata, insomma. Per cui titoloni sui giornali, ovviamente di questa cosa se ne parlò tantissimo per tantissimo tempo, perché era qualcosa che insomma era inconcepibile, no? Comunque parliamo del 2003, sì, in epoca, insomma, sono passati diversi anni, ma nemmeno poi tantissimi, no? Cioè, nel 2003 c'erano le telecamere, c'erano scientifiche, insomma, c'erano una serie di le videocamere, insomma. Parliamo di un'epoca comunque vicina alla nostra sotto questo aspetto, insomma, no? E quindi quello fu un momento veramente di svolta. Lì probabilmente anche chi gli dava la caccia capì che la situazione era cambiata, che ora il gioco era su un livello diverso, insomma, il gioco di una bomber, e che lui non aveva nessuna intenzione di perdere, e che non li temeva, perché il messaggio è: io non ho paura di voi, voi non siete in grado di catturarmi. Il messaggio fu questo, ragazzi, dietro questo attentato. Perché per spingersi a fare una cosa del genere, peraltro ponendolo con un timer all'interno di uno dei bagni, nella cassa, diciamo, dello sciacquone, quindi non c'era l'obiettivo di colpire qualcuno in particolare, ma proprio di farlo esplodere dentro il Palazzo di Giustizia, in modo tale da dare un messaggio molto chiaro: io arrivo a chiunque, dovunque, ovunque, e voi non potete fermarmi. Quindi dal punto di vista narcisistico, questo è probabilmente uno degli attentati che maggiormente l'ha soddisfatto dal punto di vista complessivo. E questa era la vera matrice, cioè io faccio del male a chiunque voglio, scelgo, e chiunque può cadere nella mia trappola. La bambina che si ferirà con l'evidenziatore, lei lo dice chiaro e tondo: noi stavamo giocando sul greto del fiume, siamo andati a mangiarci una merenda, prima non c'era l'evidenziatore, siamo tornati nello stesso punto, c'era l'evidenziatore in bella vista appoggiato a terra. Però prima non c'era. Ed è anche lei che dice di aver visto un uomo che descrive allontanarsi dalla zona. Probabilmente lei è l'unica che ha visto una bomba. Verosimilmente lei è l'unica che ha visto una bomba. Perché lì c'era loro, la famiglia, lei, la sua famiglia, la famiglia di questo amico e pochi altri. E quella persona faceva parte di quel gruppo di amicizie. Quindi verosimilmente lei ha visto una bomba. E l'ha anche descritta. 25 aprile, altra giornata chiaramente molto, molto partecipata, Fragari della battaglia San Biagio di Callalta, un pennarello evidenziatore trovato sul greto del Piave esplode in mano alla bambina. Giornata, anche questa, dedicata a cosa? Alle gite fuori porta. Sì. E quella è una zona che comunque viene bazzicata per questo tipo di incontri familiari, no? Di situazioni comunque ricreative. Anche lì la Francesca Girardi perde tre dita e un occhio. 2 aprile 2004, Porto Gruaro, la perpetua della chiesa di Sant'Agnese scopre una bomba alla nitroglicerina nascosta nell'inginocchiatoio. E fortunatamente lo scopre in tempo.
26 gennaio 2005, un ragazzino prende a calcio l'interno di plastica di un ovetto kinder che esplode fortunatamente in aria senza ferirlo. Stavolta l'ovetto kinder, peraltro ovetto kinder, ovetti kinder che vennero trovati in possesso di Elbo Zornita durante una delle acquisizioni, lui ne aveva diversi di questi ovetti kinder. Lui però lo spiegò in maniera, anche se vogliamo, a mio modo di vedere, particolare, perché la figlia, che mangiava gli ovetti kinder come tutti i bambini, penso, del mondo, quantomeno del mondo occidentale, e gli dava poi le confezioni gialle dell'ovetto kinder, perché lui, che era appassionato di bricolage, tutta una serie di operazioni varie, ci teneva le viti per fare poi i vari lavori che faceva. Per cui gli hanno trovato queste confezioni di ovetto kinder, però lui giustificò dicendo sì, ok, ce le ho, ma sono contenitori che mi dà mia figlia e che quindi faccio fatica a liberarmene perché me li regala lei, dicendo li puoi usare per fare i tuoi lavoretti, no? Quindi insomma ci fu... Faccio un po' fatica a pensare che uno come una bomber potesse avere figli. Anch'io. Secondo me era solo, completamente solo. Pensare che con l'attenzione malevola che ha dedicato ai bambini... Infatti. Magari uno che avrebbe voluto averli, avrebbe voluto farsi una famiglia, ma non è riuscito. Ma guarda, perché è rimasto solo, perché è stato rifiutato, magari boh. Concentrato su di sé per... Sì. Per avere questo tipo di attenzione. Sì. Cioè, un soggetto che evidentemente era votato ad avere riconoscimento, considerazione, che non sono arrivati evidentemente. La sua vita l'ha passata proprio a cercare di ottenere quello che non era riuscito a ottenere per le vie normali, per le vie giuste, insomma, no? Quindi non credo che un soggetto così, comunque compromesso a livello personologico, possa aver avuto modo di avere una sua famiglia con un figlio, una moglie, insomma, sinceramente. Anche perché considerate che i tratti di meticolosità lasciano ampiamente intravedere anche una personalità molto ossessiva e costante, sì. Quindi sono un soggetto veramente facile avere a che fare. 26 gennaio 2005, Treviso, un ragazzino prende a calcio in merda, l'abbiamo visto. 13 marzo 2005, sempre Motta di Livenza, chiesa. San Nicola Vescovo, al termine della messa domenicale, una bambina di 6 anni, Greta, accende una candela votiva elettrica che esplode, ferendola gravemente alla mano sinistra. Al cielo era stata sostituita la fiammella con una lampadina esplosiva. Sono tutti lavori di una precisione, ragazzi, spaventosa. Ma spaventosa. Vuol dire che era andato lì, aveva preso una delle candele votive, se l'era portata a casa, ci aveva lavorato, se l'era sistemata, l'aveva modificata, ci aveva nascosto la bomba e l'aveva rimessa lì, senza destare... È maniaco proprio. Maniaco ossessivo. Maniaco della precisione. Precisione. No? Poi 16 marzo 2005 le suore della Misericordia a Bacau in Romania trovano un ordigno esploso in una scatola di sgombri inviata insieme ad altri aiuti umanitari alle consorelle di Concordia Sagittaria. Questi erano alimenti acquistati sempre nei vari supermercati della zona. Quindi stavolta per fortuna non è esploso, l'hanno trovato loro, perché una di quelle persone che ha comprato questa roba l'ha regalata poi per mandarla a queste suore, e quindi l'ordigno è rimasto nelle scatole poi delle derrate alimentari spedite in Romania. Dicono un candidato sindaco che non ha avuto consensi, ma non credo, non credo proprio. Che non avesse anche una bella preparazione in termini di esplosivi e bombe, poi tutto può essere, ma non... È un odio troppo profondo, qualcosa che riguarda una parte molto di sé, interna, di questo signore. Cioè, un odio di questo livello lo maturi solo negli anni, quindi qualcosa che deve essere successo in un'epoca molto precoce del suo sviluppo personologico, quindi quando era un bambino. Può essere magari un soggetto che è nato e cresciuto lì, ma che non era veramente di lì e che di conseguenza si è sempre sentito comunque respinto. Questo è possibile, questo è uno scenario psicologico possibile, ma alla base del suo operato c'è l'odio per quella comunità e il desiderio di impedire a queste persone di vivere serenamente le loro giornate e la loro quotidianità, ed è qualcosa di veramente profondo come bisogno psicologico, qualcosa che non può a un certo punto spegnersi in maniera spontanea. Quindi è successo qualcosa che gli ha impedito di proseguire nella sua opera. C'è una domanda interessante, secondo lei guardava dal vivo l'effetto dei suoi... No, l'unica parte in cui probabilmente era presente, forse quantomeno potrebbe essere stato nelle vicinanze, è l'evidenziatore, perché deve averlo posizionato lì e deve essere arrivato lì. Quindi probabilmente era in zona,
Ma non era, l'obiettivo non era vedere gli effetti, perché tanto comunque sarebbero stati mostrati nei telegiornali, perché la maggior parte delle persone ferite poi veniva mostrata nei telegiornali. E considera che il rilascio poi di oggetti modificati, quindi soprattutto al supermercato, rendeva impossibile stabilire chi li avrebbe acquistati. Quindi non era qualcosa che mirava a un soggetto in particolare. Kaczynski puntava a soggetti particolari. Era a caso proprio. Aveva degli obiettivi molto precisi, i pacchi arrivavano e avevano un indirizzo con un nome e un cognome. Mentre questo bombarolo non ha una specificità, a lui basta colpire quella comunità, chiunque ne faccia parte è un target, senza nessuna distinzione. Per Sì, cui non, va a caso. probabilmente lui non osservava l'esplosione, se questa era la domanda, no, non rimaneva lì. Questa è più roba da piromani, il piromane è un soggetto che... Il seriale è un soggetto che tende a rimanere nella vicinanza e godersi lo spettacolo, perché ha quella componente proprio anche eccitatoria dal punto di vista sessuale in molti casi. Quindi proprio l'opera di istruzione del fuoco è qualcosa che difficilmente il soggetto si perde, tant'è vero che una delle indicazioni che si danno a livello investigativo quando ci sono incendi dolosi è di filmare le persone presenti per poi fare delle valutazioni, perché è verosimile che il piromane sia lì. Il serial bomber no. Difficilissimo che ci sia questa componente, non resta quasi mai. Questo, ripeto, forse l'unica volta in cui potrebbe essere rimasto nelle vicinanze era lì sulla, diciamo, quando è andato per il discorso della motovivenza, no, scusatemi, quello dell'evidenziatore, il 25 aprile 2003, perché lì deve esserci arrivato per metterci l'ordigno, però magari se n'era già andato, quindi non era uno che voleva osservare l'effetto. Voleva osservare l'effetto mediatico sulla comunità di quello che faceva, ma per quello insomma, non gli serviva rimanere lì, rimanere in zona. Poteva tranquillamente fare le sue valutazioni anche rimanendo a distanza, insomma. Sì, l'obiettivo proprio è, io, quando è una comunità essere il bersaglio, chiunque ne faccia parte va bene. In particolare per destare maggior risalto e maggior sgomento i bambini. Quindi a un certo punto lui gira verso oggetti che possono essere maneggiati Bambini. da donne e da bambini. Quindi questo sì, c'è una scelta molto precisa. 9 luglio 2005, una bomber colloca un ordigno costruito con nitrogeno sotto il sedile di una bicicletta, per fortuna non esplode. 6 maggio 2006, a Caorle, Massimiliano Bozzo raccoglie una bottiglia con un messaggio all'interno, che in realtà è un ordigno, e perde le falangi di una mano e anche... Peraltro una scheggia gli si conficca nel collo e è andato lì vicino per dissanguarsi anche lì. Tutta l'area geografica Sì, è quella lì. sono circoscrivibili all'interno dei comuni di Pordenone, Lignano, Sabbiadore e Portogruaro. Quindi adesso vediamo anche il profilo geografico che nel 2005 ho fatto insieme a Kim Rosmo. Kim Rosmo credo che sia il geographic profiler più famoso del mondo. Venne in Italia all'epoca per una serie di convegni insieme a me e siccome aveva con sé il software che lui utilizza anche per le polizie di diverse nazioni, che si chiama Rigel, utilizzammo il software e andammo proprio là a prendere le coordinate GPS di tutte le crime location che avete visto indicate all'inizio di questa nostra puntata, perché per poter lanciare il software Rigel che fa geographic profiling occorre prendere proprio con precisione le coordinate GPS dei punti interessati diciamo, dagli attentati dinamitardi. Quindi siamo andati proprio a prendere tutte queste informazioni e abbiamo poi, cioè Rosmo poi chiaramente le ha caricate sul Sì. software Rigel. Questi sono i vari crime location dei vari attentati nella mappa. Ci sono quasi sempre comunque strade ad alta percorrenza vicino ai luoghi di rilascio di tutti i vari ordigni che possono essere facilmente raggiunti, insomma, anche con auto piccole o con gli scooter. Questo è Kim Rosmo, per chi non lo conoscesse, insomma, che eravamo proprio nel supermercato di Portogruaro Mercato. dove sono stati depositati alcuni degli ordigni. Ok, è anche ipotizzabile che ci fosse un rilascio di più ordigni nella medesima occasione, cioè che lui Ah preparasse sì, certo. di ordigni, li confezionasse e poi in un'unica occasione di rilascio li collocasse in diversi punti, per esempio del supermercato. Questa è un'ipotesi che
all'epoca facemmo. Questa è la chiesetta di Motta di Livenza che vi dicevo, questo è sempre il buon Rosso, sì. Che, insomma, stavamo lì, all'epoca chiaramente stavamo nel 2005. Questo, secondo Danilo Coppe, dell'IRE, che insomma è un'associazione di cui si occupa, di cui lui all'epoca era presidente, adesso non saprei, e che si occupa proprio di esplosivistica. Danilo Coppe è forse il principale esplosivista italiano, insomma si è occupato di vicende molto, molto note, e se non ricordo male è stato lui a far esplodere quello che restava del Ponte Morandi a Genova, per dirvi, è un esplosivista con grande sì. esperienza. All'epoca ed era consulente del RIS all'epoca dell'indagine su una bomber, e secondo lui questi strumenti che vedete sono tutti quelli che servono per confezionare quegli ordigni. Quindi secondo Danilo non c'era bisogno di chissà quale spazio, sì. chissà quali strumenti, chissà quali elementi, no, da utilizzare, perché secondo lui già con questi pochi elementi che vedete era possibile confezionare sostanzialmente tutti gli ordigni riconducibili a una bomber. E lui chiaramente è in grado di confezionarli, cioè sarebbe, diciamo che era sicuramente la persona che era maggiormente vicina come competenze e precisione rispetto a una bomber, insomma. Quindi Danilo è sicuramente una persona che ha idee molto chiare su quello che serve. E questi sono gli indicatori. Vedete che c'era il tubetto delle bolle di sapone, c'era la Nutella, l'ovetto Kinder, è vero. L'evidenziatore, insomma, c'era i tubi bomba, liquidi vari, i bomb, insomma, c'era un po' tutto, insomma. E andiamo a vedere adesso, questo è il cimitero di Motta di Livenza, dove appunto ha perso un occhio e l'arto della signora che metteva a posto i ceri, sempre il giorno dei morti, quindi il giorno in cui c'era parecchia gente, quindi per massimizzare chiaramente la possibilità che qualcuno insomma inciampasse nell'ordigno. Nel 2003 viene istituito il pool antirabomber, quindi con una sorta di, che doveva ottenere un coordinamento, una ricerca di creare una lista di sospettati che dovevano avere determinate competenze, e che inizialmente venne stilata, ma erano quasi 1000 persone. Però anche lì purtroppo non fu possibile arrivare granché, anzi il pool venne sciolto, guardate se vi do questa indicazione, ecco, guarda, venne sciolto, c'è un articolo del 2000, allora, aspetta, questo articolo era 18 marzo 2008, che dice: fallimenti, costi, autogol, sciolto il pool anti una bomber, le indagini ripartono da zero, spesi 10 milioni di euro, il procuratore Borraccetti che dice che brutta figura. Questo è l'articolo che uscì appunto su cronache del Corriere.it. Il pool anti una bomber ha fatto sfondato dal logorio del tempo, 5 anni di attività, dalle indagini a vuoto, dei costi troppo onerosi, 10 milioni di euro secondo alcune stime, e da un incredibile incidente di percorso che ha visto uno dei componenti della stessa squadra investigativa, il poliziotto Ezio Zerra, condannato. Accusa di aver manomesso una prova, anzi la prova, l'unica fondamentalmente, che poteva eventualmente diventare prova in un dibattimento, anzi la prova regina, quella dell'Amierino, che avrebbe dovuto inchiodare l'ingegner Elvo Tornetti di Azzano Decimo, l'unica persona sospettata dei numerosi attentati attribuiti al bombarolo del Nord-Est. Quindi nel 2008 il pool viene chiuso perché chiaramente non... Ah, tra l'altro è proprio di questi giorni la notizia che Elvio Zornitta è stato risarcito dallo Stato di 300.000 euro, che chiaramente lui ha già detto che sono... Che sono pochi. Perché chiaramente sono stati... È stato in ballo un po' di anni. Sono stati anni molto, molto pesanti, molto difficili. E c'è ancora chi pensa che sia lui, perché... Il grosso problema è che non essendo mai stato individuato il vero una bomber, l'ombra del sospetto ovviamente temono la... di lui. E questo, diciamo, è un ulteriore elemento davvero che deve far riflettere. Dicevamo con Rigel, quindi col software di Criminal Geographic Targeting di Kim Rosmo, abbiamo poi lavorato su un'area di caccia di quasi 4.000 km quadrati. E nel 70% di questo diciamo territorio, l'anchor point, cioè il punto che fa parte della mappa geospaziale, cioè che fa parte della routine degli spostamenti del soggetto, quindi o ci vive o ci lavora, per intenderci, o c'è qualcuno che visita frequentemente,
era un'area di poco più di 60 km quadri, questo è un po' quello che fa il profilo, quindi carica le crime location, ci sono una serie di altre informazioni che chiaramente devono essere inserite nel software più legate al profiling, vengono fatte delle stime, viene caricata la mappa chiaramente del territorio con le crime location, si lavora in maniera, diciamo, progressiva fino ad arrivare a individuare l'area rossa, che è, diciamo, in base alla geopathy surface, è quella che maggiormente ospita gli anchor point più importanti del soggetto, quindi verosimilmente il luogo dove c'è il soggetto lavora o vive, in buona sostanza, o ha un punto di riferimento importante nella sua mappatura spaziale psicologica, fondamentalmente, e in questo caso, anche secondo Rigel, si trattava di un unico soggetto che viveva in questa porzione, che era molto più ridotta rispetto chiaramente all'area principale, e che fa parte, ci conferma l'ipotesi che c'è a parte di quel territorio, era ovviamente, diciamo, prevedibile. I sospettati fondamentalmente principali furono due. Nel 96 venne sospettato Andrea Agostinis, il 5 agosto del 96, all'indomani dell'episodio di Lignano, giunse alla sede dell'ANSA a Roma una telefonata che attribuiva l'attentato al gruppo 17 novembre. Sì. In questa automatica organizzazione esisteva in Italia un unico esperto, che era Andrea Agostinis, insegnante di disegno tecnico di Tolmezzo. Il professore era anche un giornalista e proprio nei giorni precedenti ai fatti di Lignano Sabbiadore aveva pubblicato sul quotidiano del Friuli una letterata inchiesta sul gruppo 17. Quindi, insomma, attirò un po' l'attenzione su di sé e entrò nell'inchiesta di una bomber formalmente come indagato, ma naturalmente il quadro indiziario era talmente esiguo che ne uscì anche abbastanza rapidamente, cioè nel 99. Poi abbiamo Elvo Zornitta. Elvo Zornitta, il principale indagato, entra nell'inchiesta ufficialmente nel 2004, quindi prima della fine degli attentati di una bomber, perché fino al 2006 abbiamo visto che lui va avanti. E in quel caso il 26 maggio alle 6:40 viene perquisita la sua abitazione, qui entra pienamente come principale sospettato dell'inchiesta anche a livello mediatico. Si arriva a lui, badate bene, non per un'attività investigativa, ma perché un suo ex collega di lavoro fa una soffiata, gli dice agli inquirenti: guardate che secondo me potrebbe essere il mio ex collega Elvo Zornitta, che era uno che lavorava, mi pare, proprio all'Otto Melara con lui anni prima, che evidentemente non aveva avuto con lui un buon rapporto, e che quindi si era rivolto agli investigatori dicendo: guarda che secondo me una bomber è Elvo Zornitta. Quindi da lì gli investigatori avevano approfondito un po' la figura di questo Elvo Zornitta, e aveva sicuramente competenze tecniche adeguate, cioè, lo disse anche molto pacificamente, cioè certamente io sono in grado di fare quello che faceva una bomber, quello che ha fatto una bomber, sono in grado di creare quegli ordini, ok, ma non sono stato io, cioè, però lo disse, cioè chiaramente io sono in grado di fare quella roba lì, non è un problema tecnico, ok. Poi aveva chiaramente, viveva nell'area di riferimento anche lui, che abbiamo visto, aveva dei piccoli oggetti, tra cui anche i famosi ovettini gialli, no? Le confezioni degli ovetti Kinder in casa, aveva alcuni petardi senza polvere pirica, quindi poteva astrattamente essere stata utilizzata nei primi ordigni. Nel 10 ottobre del 2006 sembra emergere quella che viene all'inizio considerata una sorta di prova schiacciante contro Zornitta, ossia... Secondo Ezio Zernar, il poliziotto che era consulente, insomma, capo del laboratorio di criminalistica della procura di Trieste, se non vado errata, sì, o Venezia o Trieste, adesso c'è un attimo un dubbio, vabbè, comunque era, diciamo, uno dei poliziotti che faceva parte del pool anti una bomba, mi pare Trieste, sì, esatto. Che cosa succede? O Venezia, forse era più Venezia, adesso, comunque, vabbè, era comunque uno del... di quella squadra, e nonostante tutta una serie di, in particolare questo famoso Lamierino, era già stato esaminato da Risti Parma, che non aveva ottenuto nessun tipo di indicazione determinante, Zernar a un certo punto consegna una relazione dove dice: dopo che a Zornitta vennero sequestrate in casa un paio di forbici, operando sul riconoscimento dei cosiddetti toolmark, cioè ogni utensile che voi utilizzate per tagliare, lascia dei segni caratteristici, perché ha, diciamo, delle particolarità che lo rendono unico. Quindi il segno della forbice
che mia è diverso dal segno che lascia le forbici di Laura o le forbici vostre, no? Perché ci sono delle micro differenze, ma che possono rendere unico il tipo di, diciamo, di traccia che lascia quel particolare utensile. E di conseguenza, secondo Zernar, le forbici sequestrate a casa di Zornitta, sì, erano quelle che avevano tagliato il lamierino di uno degli ordigni di una bomber trovato inesploso, quindi esaminato. Se non che il GIP dispone un incidente probatorio, perché chiaramente si tratta di un elemento determinante ai fini dell'inchiesta, quindi ovviamente il GIP non vuole avere sorprese. Nell'ambito di i periti che vengono nominati confermano che effettivamente i toolmark sul lamierino sono stati prodotti attraverso una serie di prove sperimentali dalle forbici sequestrate a casa di Zornitta, se non che i consulenti della difesa si accorgono che manca un pezzettino, una bavetta proprio di metallo, roba di 2 decimi di millimetro, rispetto alla misurazione dell'epoca del primo, diciamo, del ritrovamento, che ha fatto il RIS. Quindi c'era una microscopica differenza di pochissimi micron, e quindi dimostrarono, perché alla fine dimostrarono che il lamierino, in realtà è vero che c'era stato forbici di messo, ma quel segno era stato prodotto quando il lamierino era già nel laboratorio di Zernar, quindi era stato Zernar. Quindi che succede? Contestualmente viene aperta un'inchiesta a carico di Ezio Zernar, che è questo signore qui, per falso ideologico, manomissione di reperti, calunnia, insomma una serie di capi di imputazione abbastanza importanti, e contestualmente viene proseguito l'incidente probatorio nei confronti di Alvo Zornitta per stabilire effettivamente, insomma, se è andata così. Quindi chiamano nuovamente Rissa, a cui chiedono: ma scusa, ma ci fai una comparazione? Cioè, ti risulta effettivamente che ci sia una differenza dimensionale rispetto al reperto che avevi esaminato tu? Il RIS conferma che effettivamente il lamierino esaminato da Zernar non era lo stesso che avevano consegnato loro, perché mancava quella bavetta di materiale, okay, su cui c'era il segno della forbice sequestrata a Zernar. E quindi questo elemento qui alla fine, insomma, confermò, anche con tutta la serie poi partì un processo a carico di Zernar. Contestualmente l'inchiesta su Zornitta venne archiviata e Zernar venne processato e nel 2014 condannato in via definitiva per aver manomesso il lamierino a 2 anni di reclusione e a 2 anni di interdizione dei pubblici uffici. L'unica persona che è rimasta condannata nella vicenda una bomber è stata è stato questo rappresentante delle forze di polizia, con un'accusa veramente tremenda, perché insomma quel famoso, lui chiaramente ha sempre continuato a sostenere che non aveva mai fatto quello che gli avevano attribuito, però è stato condannato in via definitiva, quindi dobbiamo prendere atto, insomma, della sentenza, e di fatto, insomma, una sentenza molto pesante, non tanto in termini di conseguenze penali, nel senso di anni di reclusione, ma pesante per quello che è successo, perché comunque quello che è successo in questa vicenda è molto molto grave. Chiaramente quello che è accaduto lì con Zernar ha definitivamente compromesso la prosecuzione dell'indagine. Oggi, fondamentalmente, il soggetto ormai sono diversi anni che non è più, diciamo, attivo, morto, arrestato, ha perso interesse a colpire. Di fatto dal 2006 non abbiamo più nessuna traccia di questo soggetto, però è di questi giorni la notizia che 2 vittime e un giornalista chiedono di, formalmente l'hanno fatto, di riaprire le indagini, perché appunto su questo famoso capello e sulla traccia di saliva trovato su uno degli ordigni, oggi con i kit che ci sono chiaramente per l'indagine genetica, molto più sensibili e performanti rispetto a quelli dell'epoca, magari potrebbe arrivare qualche risposta importante, insomma, sotto questo profilo. Però diciamo, questa è un po' in estrema sintesi, però insomma, quello che è successo in una, diciamo, serie criminale tra le più longeve del nostro paese, diciamo il bombarolo seriale in assoluto più inafferrabile che il nostro paese abbia potuto conoscere, fondamentalmente. E temo che tale resterà, perché ormai è improbabile che, insomma, che anche laddove fosse possibile estrarre il DNA,
per carità, a meno che, e faccio un'ipotesi assolutamente fantasiosa, non dovesse emergere che quel DNA è di Elvo Zornitta, è l'unica strada possibile per riaprire l'inchiesta su Elvo Zornitta, perché l'inchiesta su Zornitta è archiviata, quindi astrattamente dovesse emergere qualche ulteriore elemento contro di lui, chiaramente la procura potrebbe riaprirla quell'inchiesta, eh? Ripeto, sto ragionando per ipotesi assolutamente fantasiose, ma se così non fosse, com'è altamente probabile, ossia che Zornitta non è, insomma, la persona che ha lasciato quelle tracce, è probabile, nel senso che è l'ipotesi sicuramente da privilegiare, quella DNA oggi avrebbe un po' un problema compararlo, perché bisognerebbe fare una ricerca genetica un po' stile Iara, per intenderci. Ah, più che altro no, che non abbiamo ancora una banca dati così, anzi non ce l'abbiamo proprio. Per cui come si fa? Seppure si dovesse riuscire a recuperare da questo capello, peraltro non è nemmeno intero, quindi dubito. Potrebbe essere più interessante. Con cosa lo confronti? Cioè veramente devi fare un'indagine a tappeto, la vedo dura. Probabilmente il primo DNA con cui potrebbe essere eventualmente confrontato. Certo. Dando esito negativo quel DNA, doveva essere. Giorni. È improbabile che abbia commesso altri reati, eh? Aveva interessi molto specifici. Infatti. Quindi non credo che abbia commesso altre tipologie di reati, fondamentalmente. Ed era uno che evidentemente non temeva di essere catturato. Diversamente si sarebbe mosso in modo completamente diverso. E questo è, insomma. Ci fu anche acqua bomber, sì, ci fu acqua bomber. Addirittura c'è chi ipotizzò che questo che avvelenava le bottiglie dell'acqua in giro in Italia, ma in realtà poi, insomma, c'è chi ipotizzò che potesse essere una bomba tornata in attività, ma in realtà si trattava chiaramente di soggetti completamente diversi, insomma. Bene, ragazzi, vi è piaciuta questo speciale su una bomber? Poi di questioni su una bomber sono uscite di tutti i colori, hanno provato in tutti i modi, profilo psicologico, c'è chi sosteneva che avesse dei problemi in fase fallica, che è una roba che, insomma, a livello investigativo serve veramente molto poco, perché non è che puoi interrogare una persona e dirgli: scusi, ma lei con la fase fallica tutta apposta, risolvi. Quindi capite bene che, insomma, il profiling ha senso se io do delle indicazioni che siano spendibili a livello investigativo. Certo, l'ossessività e la meticolosità con cui funzionava gli ordigni lasciano ampiamente intravedere una personalità ossessiva. Aspetterei, se vado in casa di un sospettato, un'abitazione particolarmente pulita, ordinata, quasi maniacalmente ordinata, ecco, insomma, no? Sì. Perché è evidente che questo soggetto dominava il suo caos interiore con un'estrema precisione e ordine nella parte della sua vita esterna, quindi mi sarei aspettato sicuramente un'indicazione di questo genere, ma non una fissazione in fase fallica, perché, insomma, a livello investigativo non è che sia proprio così facile, insomma, individuarla così, diciamo, dal punto di vista comportamentale. Dottoressa, dal vostro profilo in che anno di nascita da collocare? Guarda, considerando che ha iniziato la sua attività, che noi sappiamo nel 93, verosimilmente era ancora un ragazzotto, parliamo di un soggetto che verosimilmente è nato, insomma, intorno al 70, dal 70 in poi, diciamo dal 70 al 75, questo anno. Una puntata sul mostro di Udine, sì, ce l'abbiamo in calendario, ce la stiamo preparando perché è abbastanza complesso il caso e, come vedete, a noi piace fare le cose con precisione, quindi appena riusciamo a finire di costruire un po' tutte le varie informazioni la faremo sicuramente. Ok. Faremo sicuramente una puntata anche sul mostro di Udine, certamente sì. Oggi è un soggetto che, insomma, potrebbe avere intorno a 55-60 anni. Sì, sì. Non credo di più. Tra i 50 e i 60, ecco, mettiamola così. Vabbè. Guarda, Piero, non ti lamentare, i passi ce l'abbiamo da tutte le parti. Non ti credo. Non ci avete primato. Certo, questo era un bel soggetto, obiettivamente. Per fortuna che, insomma, evidentemente per cause di forza maggiore, si è fermato. Finita lì, insomma, l'ha piantata lì. Sì, però veramente, io ricordo veramente il terrore. Deve avere 13-15 anni, insomma, 20 al massimo. Sì, sì, sì. L'idea che ci vuole un po' perché un soggetto elabori un piano criminale di questa portata, non è roba da... non può aver cominciato proprio da bambino, cioè no. 20-25 anni, insomma, realisticamente. Una ventina, insomma, non credo meno. Magari studiava ancora.
Anche quindi aveva tutto il tempo, Beh, magari sicuramente il studiava tempo a chimica. disposizione aveva parecchio, però metti anche, cioè, considera che comunque alla fine, considerati tutti gli anni in cui ha agito, insomma, gli ordigni non erano neanche poi tantissimi, fondamentalmente. Quindi, Sì. sicuramente una persona che un po' di tempo ce l'aveva, ma non poi così tanto, insomma. Certamente era in grado di gestire molto bene la sua attività predatoria. L'attentato a Palazzo di Giustizia è, Senza farsi beccare, pazzesco. caspita, è tanta roba, insomma, quindi non era certamente un ragazzino nel 2003. E c'erano anche già i cellulari, quindi forse già si potevano fare indagini sulle celle telefoniche. Ma questa super procura poi alla fine è un po' Il pullo si implosa deve su alimentare, probabilmente non c'era il coordinamento, forse che se ci si, stessi. insomma, forse era importante creare, quindi alla fine Infatti. fu una spesa inutile, fondamentalmente. Inutile e controproducente, probabilmente. Insomma, forse serviva meno gente, ma Infatti, più preparata, magari aspetti, specializzata. insomma, ecco. Grazie, Ferigo. E guarda, la pubblicità ce l'hai perché non sei abbonato. Molto, molto male. Se no, se ti abboni non hai più la pubblicità. Sì. Bene, faremo a breve una puntata solo per abbonati e ricostruiremo insieme tutto il caso di Roberta Ragusa, visto che il 5 dicembre la difesa di Logli discuterà davanti alla Corte d'Appello di Genova l'istanza di revisione, che posso già anticiparvi, sicuramente verrà rigettata. Diciamo che parlo a ragion veduta, però vale la pena ripercorrere un po' la vicenda e farlo in maniera molto precisa, insomma, come è ormai il nostro stile. Grazie. Grazie Feriga, grazie. Far male alla collettività, perché evidentemente è un soggetto che ha sviluppato rancore verso tutta quella collettività. Ecco per quello che ti dico che probabilmente qualcuno che è cresciuto lì, ma non si è mai sentito parte di quella realtà, ha provato a integrarsi, ma l'hanno rifiutato. Quindi quel tipo di rancore nasce da esperienze abbastanza precoci. E quindi a quel punto sono tutti colpevoli, nessuno escluso, bambini compresi. Ecco perché ti dico che è difficile che un soggetto del genere potesse avere figli a sua volta. Infatti. Guglielmo, non sono puntate, sono seminari. Sì. E questo è un bellissimo complimento, grazie mille. Infatti. Guarda, Infanato. fanatico nel senso è riduttivo, è un soggetto che ci metteva una cura No. anche nel confezionare gli ordigni, perché anche quella era una cosa in cui lui investiva il suo io. Quindi guarda quanto sono bravo a ingannarvi, a trasformare oggetti comuni in bombe senza fare in modo che nessuno se ne accorga, cioè è proprio un modo per gratificarsi. Guarda quanto sono bravo, cioè è il livello della sfida, no? Prima il tiro bomba, poi però non basta più perché ti devo far vedere che sono ancora più bravo. Comunque a modo suo, anche se in maniera assolutamente aberrante, è alla ricerca di riconoscimento, anche se nella maniera peggiore possibile. Sì, le stragi nella scuola, vabbè, sono un discorso un pochino diverso, potremmo affrontarlo sicuramente, però non li metterei insieme ai serial bomber, insomma, sono un po' questioni diverse, insomma. Insomma, stiamo cominciando a vedere cose poco carine anche in Italia, non a livello chiaramente delle stragi tipo Columbine, ma temo che non ci siamo proprio lontanissimi, eh. Infatti, ultimamente. Sì, nei supermercati c'erano le telecamere, ma non hanno mai individuato nulla di significativo. E ci metteva parecchio, Francesca, ci metteva parecchio, anche perché gli piaceva proprio confezionare quegli ordigni. Era la parte in cui lui fantasticava maggiormente, era la parte che comunque lo nutriva a livello narcisistico. Quindi ci metteva tutto il tempo indispensabile. Era già un'anticipazione della gratificazione di quello che sarebbe accaduto, insomma. Bene, hai fatto bene, Cibia, hai fatto benissimo. Brava a coltivare l'interesse di questo genere, che può peraltro esserti anche molto utile nella vita di tutti i giorni, visto quello che c'è in giro. Grazie.
Guarda, secondo me è improbabile. dei complici? No, non credo. Credo, era troppo focalizzato su di sé per riuscire a costruire una No, relazione poi così era intima troppo e rischioso segreta avere dei complici del anche. genere insieme a qualcuno. Lo tendo a escluderlo. Per come funzionava questo soggetto, non credo che ci fosse spazio per qualcun altro nella sua vita, anche di un amico, intendo. Certo. Sì, per riportare le uova esplosive, vabbè, ma Infatti. basta entrare con una borsa, ragazzi, cioè basta, cioè la borsa che ti porti dietro, Certo. trainetto, non è che sia. Ti assicuro che nessuno ha notato nulla, quindi riusciva a passare tranquillamente inosservato. Ok, ragazzi, allora direi che possiamo salutarci. L'appuntamento è con lunedì, con Giovanni e con Monica per un'altra puntata di Rotocalco Crime. E con noi a brevissimo, adesso vediamo il tema della settimana prossima, però insomma cercheremo di stare sui casi che vi Oddio, interessano si è maggiormente. fermata. La Quelli settimana anche. prossima, forse, aiuto. Si è bloccato tutto. No, ti sentiamo. Sì, forse la settimana prossima avevamo detto Ragusa. Sì, Vediamo. se riusciamo a fare Ragusa, se no quella subito dopo, insomma, più a ridosso dell'udienza del 5. Buonanotte a tutti, ragazzi, e Buonanotte. grazie come sempre.